State ascoltando Radio City Bar, l'unica radio che trasmette al di qua e al di là della ferrovia. www.radiocitybar.it. Basta un click. Il 9 di novembre, oggi nel mondo c'è stata l'elezione del presidente degli Stati Uniti. Guardiamo anche dei numeri. 9-11-11-9. Quindi cominciamo come cominciavamo una volta. Abbiate grasso, cosa è successo in città, sui giornali e nel web. In diretta da dove, DJ Dillo? In diretta dalla Torrefazione Pormoca. Abbiamo iniziato così la trasmissione. Sul tavolo dove questa radio è nata. Abbiamo anche parecchi ospiti oggi. Abbiamo parecchi ospiti perché... Sempre pronti a rispondere alla notizia. Siamo sempre disposti a arrivare anche quell'attimino prima. Si sono calmate le acque però. Si sono calmate le acque però apparentemente, perché la settimana ha presentato, diciamo, come sempre, quegli scoop takeaway tipici locali che mettono in discussione a volte il sentito dire. Bisogna andare a toccare con mano prima di sapere. Venga presidente, si accomodi. Funziona? Certo che funziona. Come dicevamo, è bello tornare al Pormoca. Il caffè è buono. Attenzione, qui parliamo di... di cose a volte studiate, a volte... Prese dall'entusiasmo iniziale. Iniziale, come stamattina, risveglio, è stato le 6. Sono addormentato alle 2. Orari quando da... ho visto la Boschi che non rideva insieme a Fassino, era... è vero. Beh, a che ora era che hai visto la Boschi e Fassino insieme, scusa? Allora, l'ho visto una volta 10:30 su Rai 3, a linea notte. Poi verso le 2 invece mi sembra su Sky che passavano con le orecchie abbassate e ho detto, mi sa tanto che già hanno capito che portano sfiga. Pensa, li avevano invitati in America qualche giorno fa. Sì, per andare a scroccare. Per andare a scroccare non andavano. O andavano a parlare di politica internazionale. Fare una gita. Una gita, ok. Col super aereo. Allora, presidente, oggi chi è che non si è scatenato? Tutti politologi internazionali. Politica... quello è un miracolo dal mio punto di vista. Se ce l'ha fatta Trancia, la può fare anche Pelle Miao per ambire alla poltrona di primo cittadino qua nella città di Via. Quindi... il nostro presidente, io l'avevo battezzato come uomo da click al secondo. E ieri non si è smentito perché c'è stato un allarme improvviso in città. Caso vuole o chi lo sa come mai lui arriva sempre 10 minuti prima al posto giusto, nel momento giusto. A depositare il trolley. Non lo so, io darei la parola a lui. Poi ho sbagliato della concitazione dell'evento, mi sono spaventato anch'io, ho detto troller. No, c'è gente che c'è anche un gruppo su Facebook. Sì. Maxi Lardi che deposita troller. Volevo dire alla cittadinanza, state attenti, non dimenticate in giro valigie, cartoni, cose strane, perché sennò si allarma. Presidente, però ci spieghi come è avvenuto il suo incontro con il troller? Col troller, allora io sono uscito in quei 5 minuti di libera uscita dall'ufficio, sono uscito, stavo andando dai gemelli per portargli un paio d'occhiali, noto sulla destra, era tutto chiuso con del nastro, al che c'era un vigile che non faceva avvicinarsi alla farmacia. Poi avevano allertato gli artificieri e i pompieri. Nel giro di un quarto d'ora sono arrivati tutti, hanno accertato che dentro alla valigetta ci fossero solo dei panni, degli indumenti sporchi. Ma è arrivato il tipico robottino intelligente? No, era un carabiniere solo, aveva su tipo un giubbotto antiproiettili e una cosa in faccia, se non sbaglio. Ok. Però diciamo che sono stati minuti concitanti, anche perché ce n'era di forza dell'ordine. Di sicurezza massima. No, i negozi intorno hanno chiuso? No, la gente... no, niente, c'era la gente che guardava. Di vicino, quindi se vicino. Potenzialmente se scoppiava erano... Ma quando poi sono arrivati comunque i carabinieri hanno fatto proprio allontanare a distanza di sicurezza almeno 50-60 metri. Diciamo che... come inizio non c'è male. Un po' come... Va bene, allora noi adesso mandiamo una canzone, poi rientriamo perché abbiamo un po' di ospiti, abbiamo un sacco di cose da dire, i giornali sono così caldi che non ci si può avvicinare. Abbiamo ospiti, i referenti, portavoce, e dopo vi dettagliamo con nomi e cognomi, di Liblab, che non sono giusto Liblab, è bello da dirlo, Liblab, che sono praticamente coloro i quali gestiscono la colonia Richetta, che sono finiti in questo tourbillon di sentito dire, di parlato per sentito dire, che ha deformato una bellissima festa in una catastrofe territoriale. Ma noi di Radio City Bar eravamo arrivati, come fortuna vuole, ultimamente un attimino prima del sentito dire, e oggi siamo qui proprio per fare chiarezza, anche perché siamo più curiosi di quanto eravamo la volta scorsa. Abbiamo raddoppiato il minutaggio. La prossima canzone si chiama L'America, è di Tricarico. Andare avanti così non è l'America. Cosa ne sai tu dell'America? Penso che il videoclip sia ancora più bello della canzone, perché è girato in una casetta, penso nella periferia di Milano, però adibita a mo' di America.
però al posto di trovare la tipica bellezza su un Harley Davidson c'è una non bellezza su un Ciao spento attaccato a un muro che fa finta di essere su la Route 66, ecco, una cosa di questo tipo. Allora Lillo, vada con la notizia, io allora, intanto poi a breve chiamiamo i nostri ospiti al microfono. Allora, notizia, parti autorizzato, punto interrogativo. Sfogliamo il giornale e andiamo a vedere qual è la seconda notizia. Chi ha firmato l'autorizzazione? Cioè, si sono fissati. Cioè, per una settimana il nostro giornale è un cartaceo, per farlo sentire. Poi magari passiamo anche al web. Si è incuriosito e la curiosità, comunque, la curiosità alimenta l'interesse e quindi... siamo qua a parlarne. Siamo. Quindi allora, consolidato che non è stata Radio City Bar a firmare l'autorizzazione. Noi non abbiamo potere di firma. Noi oltre ad aver scroccato l'ingresso con dignità per un reportage. Venite allora, qua, potete prendere quel gelato, come si dice in gergo. Acito, Alessandro Acito, Acito e io sono Antonello Galimberti. Antonello Galimberti. Mi ero complimentato appunto per il comunicato stampa che il giorno dopo il party era uscito sul sito. Perché ma non era neanche un comunicato stampa, era proprio uno sfogo diretto. Era un lavoro da... io ci avrei messo 6 ore a metterlo a posto così. Ma mi ha dato l'impressione di una scrittura di getto. Di getto ovviamente c'è più nervosismo. E certo, più, certo. Però quando uno ha la coscienza a posto, come si dice, non c'è bisogno di incazzarsi. L'importante era dire come stavano le cose. Ok, poi. Ma infatti la cosa bella di oggi che siamo qua, io ringrazio l'amico Roberto Calati che era ospite della trasmissione precedente settimana scorsa, col quale abbiamo anticipato la questione, e proprio l'altro giorno mi ha detto, guarda, c'è la possibilità, ho sentito sia l'Acito che il Galimberti. Antonello, benvenuto su Radio City Bar, siamo curiosi, facciamo finta che non sappiamo niente, però siamo venuti a rompere un pochino questo sentito dire in questa festa. Perché è stata una festa, punto e basta. È stata assolutamente una festa, una delle diverse feste e attività che sono state fatte dentro la colonia Enrichetta da quando siamo riusciti a riaprirla dopo un paio d'anni di fatiche, di progettazioni, di tentativi di appunto riaprire e liberare questo spazio che da una decina d'anni buona è completamente dimenticato, salvo per i 2 mesi di centro estivo. Metà giugno improvvisamente l'Enrichetta diventa il patrimonio di una città che se lo dimentica per tutto il resto del tempo. Fantasia, la nostra progettazione è da un paio d'anni quella di restituirla a disponibilità di tutti quelli che hanno voglia di utilizzare questa opportunità che è splendida. Tutti dicono che è perfetto per, ma nessuno usa per nulla. Il nostro sforzo nell'anno che di fatto alla fine siamo riusciti a strappare alla gestione, sostanzialmente abbiamo la possibilità di sperimentare all'interno di questo spazio, non abbiamo nessuna intenzione di restare indietro rispetto alle opportunità e alle possibilità. Quindi non faremo cose folli e deliranti, non le stiamo facendo, però abbiamo assolutamente voglia di lavorare con tutte le fasce di età, non soltanto con i minori, come ci è stato vagamente accennato che si tratta di fare. Di sicuro abbiamo voglia di lavorare con la gente del posto e di lavorare con la gente che arriva da fuori, perché non si capisce perché un luogo a vocazione internazionale con respiro splendido che all'estero invidierebbero se lo conoscessero, non si capisce perché non debba essere usato a beneficio di soggetti che arrivano da tutto il pianeta Terra. Certo. Con gusti vari, con gusti molto vari, con passioni varie. E qua mi viene da dire che de gustibus la musica non si giudica per il tipo di beat che ha o per il tipo di pubblico che ha. Si ascolta, si balla, si sceglie. Parcheggia davanti a mezzo paese, nonostante quel giorno, dopo 30 anni che ci parcheggiano tutti, si sia scoperto che il parcheggio è abusivo e illegale. C'è un cartello che, come tanti altri cartelli che sono lì da 12 anni dimenticati, magicamente. E ci parcheggia anche l'autobus del comune quando porta i bambini. Certo. Però non si può multare da solo l'autobus del comune. Adesso valuteremo insieme al parco se automultarci tutti. E pare che ci parcheggi anche il cercatore di funghi del parco che si è spacciato per agricoltore quel giorno. La spia del giornalista cattivo. Ma si è presentato col permesso della Coldiretti. No, con un cesto di funghi. Ah, perfetto. C'è qualcuno che vive costantemente all'interno. Ci sono diverse persone che, non stabilmente, però in maniera molto quasi regolare. Ah, sì, ma perché in realtà lì dentro stiamo facendo veramente un po' di sperimentazione con varie esperienze anche umane e varie possibilità di utilizzare la sostenibilità. Ci sono alcune persone che sono state ospitate, accolte perché erano in fasi un po' particolari della loro esistenza, di fragilità, certo, di percorso, in condizioni vantaggiose, certo, respirabili e gradevoli. Si chiama social housing, quando una persona è in difficoltà e riesce a dargli ospitalità senza che questa persona sia costretto a cercare soldi in maniera disperata. Quindi
dai ospitalità a persone che in quel particolare momento della vita ne hanno bisogno e in cambio lavorano per l'etichetta. In questo momento ci sono 4 esperienze pilota di genere molto diverso. Come dire, ti apre la mente rispetto al banale, alla banale tutela ambientale, no? Certo. Insomma, si tratta di tutelarla vivendo. No, tutela ambientale è una parola, una doppia parola, che mi fa venire in mente proprio il fatto che è una retorica, è una parola. Poi alla fine la tutela ambientale è tutti i giorni, è la tua attitudine alla tutela ambientale. Ma anche perché stiamo parlando del fatto che stai dentro al parco del Ticino, cioè certo. La gente viene lì a raccogliere i funghi certo. Con tutta, lui non so se sia legale o meno, non faccio credo, il guardiano nella vita, credo, preferirei non farlo no, sinceramente. No. Vabbè, però se non lo fosse, penso che a questo punto la notizia che viene emanata quotidianamente dai social network di piatti, cesti e gare a chi ne ha trovati di più, penso che sia più perseguibile di una bellissima festa come quella che avete fatto, che è stata denunciata con un fake. Con una serie di trappole e con... Per chi non sapesse, il fake è la notizia falsa, ecco, la foto ingigantita, diciamo, da una foto tiriamo su una notizia che non esiste. È una cazzata. Ma diciamo. Sono state usate si due vede foto... che stiamo studiando per il corso di giornalismo. Oltre alla polemica, cosa è successo? No, il parco era pulito il giorno stesso. Gli avventori erano felici, erano sani e a parte appunto c'è scandalo sul fatto che qualcuno a una festa abbia bevuto degli alcolici. Io non fortuna ci siamo in un bar. Ragazzi, la 3 giorni degli alpini in Piazza Castello la settimana prima, penso che non aveva nulla da invidiare. Ed era un centro storico sacrilegio, voglio dire. E io c'ero. Tu c'eri? C'ero. Noi abbiamo fatto veramente una festa, abbiamo ospitato una festa da altri, tra l'altro, l'abbiamo ospitata con, in quel caso lì addirittura senza neanche avere un investimento economico, la volontà di guadagnarci. L'interesse era mettere il numero zero su un modello possibile di evento, certo. Su cui sperimentare, la volontà era poi di farlo con altri tipi di musica. È quello che mi hanno detto quest'estate quando mi hanno detto perché non fare una festa qua dentro. Ho detto, ma insomma, il Parco del Ticino ragioniamo sull'impatto acustico e abbiamo ragionato sull'impatto acustico. In vari episodi abbiamo misurato, compreso questo, con 12 sopralluoghi, abbiamo misurato i decibel sulla strada e i decibel all'interno della prima parte del bosco, i decibel certo. Alle spalle della piscina. E i decibel erano ragionevoli. Avete fatto anche l'impatto acustico? Sì. Ragazzi, ma i trattori e i motoscafi sono soggetti a controllo di impatto acustico? Qua però stiamo entrando nella polemica. Io mi meraviglio che nessuno vada tutti i venerdì, sabato e domenica a vedere quanti rifiuti ci sono per terra nel Parco del Ticino, oppure di vedere i giornalisti d'assalto quando ospitiamo i Boy Scout o quando costruiamo le case da paglio, di paglia col fango. Io non vedo i giornalisti camuffarsi da camerieri per cercare di entrare. E questo è un problema grosso in questo territorio. Cioè, io sono contento, anche se poi l'iniziativa è stata gestita da Antonello, io sono contento di averla fatta proprio perché abbiamo alzato un velo di maglia, no? Certo. Sull'oltranzismo di questo territorio. Qua certo. Sono tutti oltranzisti. E anche leoni da tastiera, ci sono due specie animali, ci sono qua in giro. Sì. Che quindi andrebbero tutelati anche loro. Però scusa se ti interrompo, a me la cosa che io ce l'ho qua da una settimana, continuo a dirla e la dirò all'infinito. Qui ci sono dei colpevoli che non siete voi, che non è la festa, è colui che si è permesso di allarmare, perché è stato un allarme con delle bugie, senza sapere di cosa stesse parlando, utilizzando una falsa foto. Stiamo dando una sberla. Inoltre, in un momento critico come quello di oggi, e quello che mi rattrista di più, e in questa settimana sono andato da tutti coloro i quali hanno abboccato a questa puttanata, quello che mi ha più dato fastidio, che portavoce del divertimento, del recuperiamo le zone abbandonate, diamo vita, è ora di fare qualcosa per i giovani, abbiano abboccato. E cosa infastidiscono? Hai una canzone preferita o vado io a scegliere? Se no comincio a parlare, c'è nomi e cognomi. Non facciamo nomi e cognomi. Antonello sono... Sale, scende la marea e riporta la sua ridera, un sedele, una sciabatta e una culetta di Red Bull. Alessandro Acito, ricordiamo. Stavo perché siamo legati in questo momento. Rugby, perché ce l'hai sulla... Si dice rugby o rugby? Rugby, rugby. Abbiamo sbagliato tutte e due, capito? Cioè. Con l'etichetta è un posto fighissimo, dico una parola c'è in più. Abbiamo fatto di tutto per prenderlo, abbiamo vinto 2 bandi. Noi paghiamo 10.000 euro l'anno per l'etichetta, no? Perché allora, la prima volta ci siamo presentati al bando e abbiamo vinto noi con un'offerta di 2.600 euro, corretto?
2004, 2008. Qua scherzano, ridono nelle quinte. 2600 cioè, euro. Detto quasi come brociolo. Poi all'improvviso il bando, una volta assegnato, scompare. Non si può. Il bando è stato pubblicato male, quindi lo rifanno. Mi ricordo questa cosa, me la ricordo. A settembre il giornalaio più famoso della città riesce tra l'altro a fare una tribuna politica sul suo giornale Il Futuro il delle Ricchette. È fantastico. Se, ignorando che c'era stato un bando già considerato vinto, no? Che i giornalai hanno chiuso quasi tutti. Lui no. Quindi allora chiamiamo le persone con il loro nome. Giornalisti. Giornalaccio. Ma noi stiamo per iscriverci all'ordine. Giornalacista. Giornalacista. Comunichiamo. Noi ci stiamo iscrivendo al disordine dei giornalisti. Allora, praticamente, poi dopo mi faccio carico di tutte le cose, perché intanto me le faccio carico sempre, non è un problema. Rifanno il bando, rivinciamo il bando, però diciamo, attenzione, perché non vorrei mai che quel bando lì si presenta a qualcun altro che presenta gli stessi soldi. Ci ripresentiamo e guarda caso, ma pensa un po', si presenta un'altra persona con 2.800 euro di offerta. Solo che siccome noi avevamo creato una rete, ne abbiamo offerti 10.000. Più che un bando mi sembra un'asta pubblica. Capito? Tra l'altro pagare per creare qualcosa vuol dire che ci deve avere passione. E ci presentiamo, mettiamo 10.000 euro, vinciamo la casa. Perché a quel punto lì non è che puoi dire quello ha offerto 10.000, cioè economicamente più conveniente, la vinciamo noi. Ci devono dare sta etichetta, ci mettono una vita a darcela. La vinciamo a ottobre, il bando ce la consegnano ad aprile, inoltrato. Va bene, ma entro maggio 2017 la concessione scade. Fa niente, noi in ogni caso in un anno vogliamo provare a fare una cosa, che è quella di portare questo posto, di ripopolarlo. Allora abbiamo detto, l'etichetta ha un futuro, è strategicamente importante, ripopoliamola. E in effetti dentro l'etichetta succedono delle cose meravigliose. Solo che tutta una banda di oltranzisti, perché poi l'oltranzismo non è solo chi pensa cose vetero. L'oltranzista e chi difende a oltranza una propria idea, o meglio una propria posizione, mi viene da pensare, dopo l'episodio dell'etichetta. Qui pare che ci sia qualcuno che sia il solo, l'unica persona che ha le stimmate dell'opposizione da Betegrasso. Nessuno può fare opposizione se non la faccio io. Più ambientalista di me non c'è nessuno, ok? E sto parlando di persone con cui abbiamo collaborato, che abbiamo difeso, con cui abbiamo fatto delle cose, che abbiamo sollecitato quando sull'etichetta, visto che era consigliere comunale, succedevano delle cose strane. Io poi la persona la chiamavo e dicevo, ciao, come stai? E lo chiamavo per nome, non gli davo del lei su Facebook, perché mi conosco e non ho niente da nascondere sugli apprezzamenti che facevo sulle sue posizioni. E a un certo punto si sente per prendere distanze. Ma perché? Detto internos, la cosa più detto internos, quindi tolgo lo streaming. Ora, parliamo in internos, quindi mandiamo il prossimo brano, mi interessa quello che sta dicendo Ale. Poi ho delle domande per Antonello e poi con Roberto Calati. La prossima canzone si chiama, giusto per tenere alto il morale della truppa, si chiama Belle Époque, è di Francesco De Gregori. Van le troie illuminando il cammino sgangherato. Le troie si rivestono e chiedono un compenso, ma non restituiscono. Ho viaggiato sul tema su cui ci siamo lasciati, vi lasciamo immaginare di cosa abbiamo parlato. Beh, riaccendiamolo con i primi quattro versi di questa canzone che okay. Van le troie illuminando. Eravamo rimasti al fatto che comunque o per amore o per forza, per sbandieramento o per futura campagna elettorale o chiamiamola come vogliamo, tutti, anche quelli da cui non ce l'aspettavamo, hanno abboccato a un fake. Noi come di Blab, ma io come persona, lui come persona, questo territorio ci piace perché questo territorio, l'insediamento umano è splendido, cioè sta cosa del Parco Agricolo Sud ci permette di stare in un ambiente dove tu veramente stai, cioè porti tuo figlio a fare una passeggiata, è bello, no? E quindi scegli di stare in questo territorio qua, però lo devi anche valorizzare, perché sennò è un territorio che si spegne dall'Annunciata al Palazzo Stampa, piuttosto che il Guardiano delle Acque, Colonia Ricchetta, è pieno di luoghi sottodimensionati. Però scusami se ti interrompo, comunque nell'ultimo anno, io ti parlo da, diciamo, da addetto ai lavori, siamo onesti, a parte i soliti leoni da tastiera o gli invidiosi o gli arroganti o chi parla per sentito dire, comunque le cose sono cambiate nell'ultimo anno, qualcosa è cambiato, dai, fatemelo dire. Io credo di sì, non lo so, nel senso che la cosa più bella poi è fare, no? È fare le cose, certo, non è parlarne, è fare le cose, perché parlare delle cose sostanzialmente è non partecipare. Diciamo che puoi sbagliare, io per esempio ai miei ragazzini di rugby io dico sempre, chi sbaglia crea. Se non c'è l'errore non c'è una possibilità di futuro, c'è solo programmazione seriale. Non credo che abbiamo il tempo di sbagliare in Enrichetta. Noi vorremmo creare un laboratorio di idee, una fucina, dove comunque chi partecipa con un senso di responsabilità,
la capacità di dare risposte e di coinvolgimento del territorio. Questo è un territorio dove comunque c'è un'adolescenza, una post-adolescenza, una classe tra virgolette giovanile che non vive il territorio, non viene riconosciuta dal territorio. Ecco, infatti in merito a questo voglio farti una domanda. Fino allo scandalo del fake rave, perché io penso che i veri organizzatori di rave si siano offesi. Certo. Ecco. Avevano mai parlato di quello che avete fatto negli ultimi mesi o di cosa sta succedendo all'interno della colonia Enrichetta da quando vi è stata assegnata? Ma guarda, la cosa divertente è che io ultimamente, siccome poi mi sono arrabbiato proprio con i fake producer, una mia amica mi ha scritto dicendo: ma non puoi scrivere queste cose, perché? Perché tu degli eventi non fai i comunicati stampa e quindi non ti pubblicano. Ma un giornalista non pubblica comunicati stampa. Beh, a volte sì, molte volte si riempiono il giornale con i comunicati stampa. Esatto. Riceviamo e pubblichiamo, come esatto. si dice. Poi c'è gente che si fa lo screenshot e se lo mette. Beh, questo lo fa pagina. L'altro blog locale che ci ha definito ultimamente una certa radio locale. Una certa radio locale. Vabbè, noi anche noi non abbiamo peli sulla lingua. Siamo Radio City Bar. È giusto non aver e sicuramente ci stanno ascoltando, li salutiamo. Ma è giusto non aver peli sulla lingua, perché i peli sulla lingua stanno male. A parte il fatto che il comunicato stampa qua è Facebook, perché se dei giornali hanno fatto la notizia su quello che Brusatti ha scritto su Facebook, evidentemente no, scrivere su Facebook è Facebook un comunicato stampa, è delicato. La concessione è sospesa senza nessun diritto, perché non poteva concedere nessun verbale è stato fatto su quello che è successo in Enrichetta. Ma infatti, nessuno lo sa. Anche per noi suona un attimo strano essere sempre interpellati come fonte attendibile e come organo di comunicazione locale. Noi rimaniamo quasi imbarazzati e mi sono confrontato con politici o informatori locali sulla questione e ve lo dico senza interessi: l'80% di coloro i quali hanno abboccato a questo gran rumore si stanno mangiando le mani. Sì. Devono venirne fuori in politichese. Si può chiedere scusa. Purtroppo no, dire, la ragazzi, politica scusate. Parla politichese, quindi abbiamo sbagliato. Deve approfittare. Stavo guardando la libertà, quindi qui c'è scritto 100 tende alla colonia, sindaco e carabinieri non ne sanno niente, iniziativa del gestore, convenzione sospesa. Quindi non è vero, la convenzione è stata sospesa. La convenzione non può essere sospesa. 100 tende non ce n'erano. No, io le ho con te, Max, eravamo insieme, abbiamo il video. Le tende erano 7, c'erano 2 camper di persone residenti a Biategrasso, care, simpatiche, conosciute, registrate, con la carta d'identità per evitare che ci fossero complessità e complicazioni. Le 100 tende mi piacerebbe, veramente a livello geometrico, ho fatto lo scientifico, dove diavolo le infilano. Però, notizia, questa è una notizia, fateci un pezzo. Di fatto, purtroppo, come accennava prima Alessandro, 3 sono state le fonti giornalistiche straordinarie che si sono mosse su questo. 2 le suddette presenti che ho appena descritto. La terza, dall'estero, recuperava informazioni false che loro avevano parzialmente socializzato. Dopodiché sono usciti articoli scritti sull'argomento. Tuttora in piazza, in 2 piazze di Abetegrasso campeggia l'anteprima, completamente sbagliata anche a livello sia sintattico che semantico, sul fatto che la festa fosse vietata. Continuiamo a leggere, e a me continuano ad arrivare telefonate sul fatto che non si capisce perché ho fatto una festa vietata. La festa, io banalmente non ho mai chiesto che fosse autorizzata, perché è una festa privata in uno spazio pubblico in concessione privata, è cioè, la tua responsabilità, di cui che mi assumo al 100%. Ho fatto sciocchezze e pagherò una multa nel caso le avessi fatte. Sta di fatto che sono uscite 7 divise diverse, ci siamo stretti la mano, ci siamo abbracciati e hanno detto: bravi ragazzi, complimenti. Non è verbale, ovviamente, che nessuno ha mai neanche levato. Avessi avuto un verbale, ad oggi non l'ho ancora avuto, domani mattina arriveranno, spero. Il 25, 26, 27 c'è, insieme ad Abbiate Gusto, in Enrichetta, Abbiate Più Gusto. Oh, finalmente ha voluto tenersi in coda Roberto Calati, finalmente. Con me al microfono. Prima cosa che ho da dire è che sti ragazzi io non li conoscevo, avevo solo letto, ero stato vittima come gli altri della disinformazione, poi essendo magari un po' più competente sulle dinamiche avevo capito che erano più o meno una marea di cazzate. Quello che posso dire è che comunque sono ragazzi di spessore, assolutamente, senza ombra di dubbio. Cioè, non hanno sbagliato un congiuntivo. No. Allora, gente, sono ragazzi sicuramente colti, di spessore, entusiasmo, iniziativa, fantasia, ma magari ci fosse un politico con un decimo del loro spessore saremmo a cavallo. Gente che lo fa per passione, cioè è pazzesco che bisogna attaccare gente così, ma ce ne fossero. Il problema perché è se, che se applaudivano facevano più bella figura. Allora, io dico, va bene, se tu il giorno stesso che ti è arrivata la cazzata clamorosa
gridi allo scandalo, ti posso anche scusare, ma dopo 3 giorni mi esce un giornale con le stesse cose, allora se c'è qualcosa che non torna, hai capito? Non solo il giornale, a tuttora nessuno ha chiesto scusa. Però possiamo chiedere a Antonello, ad Alessandro, qualche scusa è arrivata? Fabio Pellegata, 7 giorni, giornalista da 8 euro a pezzo, ha detto: oh, mi dispiace, mi rendo conto che avrei dovuto lavorare in maniera differente. Ma te l'ha detto via WhatsApp o l'ha scritto sul giornale? No, via telefono, io le persone le chiamo, quando vale la pena le chiamo. Comunque nessuno di Abbiategrasso al momento ancora ha chiesto scusa. Ma io penso c'è chi che continua a cavalcare l'onda. Io penso che l'informazione locale che ha attaccato la questione non veda l'ora di sotterrarla. Vicino a valutare l'evento per come è accaduto è il mio, tra virgolette, acerrimo, chiusa virgolette, nemico Giovanni Brusati. Ma onestamente, la sospensione della concessione del bando è arrivata? Sì o no? Arrivata vuol dire notificata con i carabinieri che te la portano a casa. No, non siete stati messi alla porta. Con i gendarmi, con i pennacchi, con i pennacchi. Siete stati chiusi fuori e vi sono state tolte le chiavi del giocattolo? Non sono arrivati i cavalli, non sono arrivati i vigili, non è arrivato niente. Di fatto, visto che è illegale sospendere qualunque tipo di contratto in essere senza una denuncia, una virgola, un nulla di niente levato da nessuno, ovviamente nessuno ha mandato una notifica formale. Detto questo, ho detto tutto, insomma. Ecco. E noi andiamo avanti con i progetti che già avevamo prima del casino, tra virgolette, e andiamo avanti a fare le stesse cose, quindi nell'interesse di tutti. Anche la questione del Topolino ha agitato i venti. A me piace il Topolino fuori di casa, io abito lì dietro, c'è il Topolino. Sinceramente a me non piaceva, però non lo vedevo come sto problema fondamentale. Ma tanto durava una settimana, era bello avere una settimana al Topolino. Però ragazzi, adesso ci rendiamo conto, negli ultimi mesi Abbiategrasso allora è stato attaccato un barbiere, è stato attaccato Topolino, è stata attaccata una festa in campagna, boh, attaccate anche Radio City Bar, siamo qua, non so, la parola bar forse dovremmo mettere vietata ai minori di 18 anni, cioè non riesco a capire più in che mondo stiamo. Calati, a lei la conclusione perché poi siamo al brano finale. Vada. Però dico, se per ste cazzate succede sto finimondo, il giorno che c'è un problema serio. Comunque, però, ragazzi, salviamo i ragazzi della colonia Ricchetta, perché veramente gente in gamba. Grazie. Soprattutto passione e poco interesse economico, al contrario della maggior parte delle cose che si fanno, certo, in questo paese. Purtroppo siamo nel periodo peggiore, siamo in piena campagna elettorale. È iniziata. Ma sai che secondo me sta cosa qua un po' direziona. C'è qualcuno che si è affossato da solo. Però che l'elettore medio decide. È stato 12 ore prima cosa votare, e questi qua ci stanno frantumando con sta storia della campagna elettorale. C'è stato un suicidio politico per una cazzata. Però vediamo che la politica va avanti, si appoggia, gira intorno, e chi più chi meno. La cosa che a me fa forse più piacere in tutto questo, e lo vediamo dagli Stati Uniti d'America, da Abbiategrasso, che i colpevoli sono i canali di informazione, perché se facessero informazione a tempo debito, con lungimiranza, lucidità, etica e consapevolezza, forse certi mostri ce li saremmo risparmiati e certi applausi ce li saremmo presi. Una rivistazione di Quinto Potere di Orson Welles. Posso fare una domanda scomoda? Prego. Colpa tua, tra l'altro. Ma i colpevoli o i complici? Associazione. Dipende come li metti a tavola. C'è associazione. Calati, mi chiuda con una massima da 4 secondi. Sono la cosa più lontana a livello di valori da Trump che esista in questo mondo, ma secondo me lui, senza volerlo, ha fatto la rivoluzione più grande che c'è stata da caduta del muro di Berlino ad oggi. Ma non l'ha capito lui. Comunque, Trump ha prenotato per fare un rave in Enrichetta. Venite tutti. Oh, ragazzi, io ci sono. Ragazzi, va bene, con la prossima canzone noi vi salutiamo, vi ringraziamo. Alessandro Acito, Antonello, ricordami il cognome. Galimberti. Gigi Bertelli. DJ Lillo, Roberto Calati. Hashtag salviamo la colonia Enrichetta. Elena Piccolo. E il presidente Maxi Lardi, il supervisor Riccardo Ghirlandi, Corso Matteotti, il Caffè Pormoca, Radio City Bar, con la prossima. Meglio. Non vogliamo essere né pessimisti né tantomeno poco ragionevoli. Paolo Rossi, In Italia si sta male, l'ultima opera di Rino Gaetano. Elena, una grappa come quella di prima, grazie. Ma guarda un po', che fortuna stare qua in mezzo a tanta civiltà.